Buongiorno e benvenuti a questo nuovo video sul canale. Siamo ancora a Gressoney-Saint-Jean. Oggi partiamo e andiamo verso il rifugio Mollino. Mollino, sì. Temperatura è gradevole. Non è tanto fresco. Iniziamo, andiamo verso Castel Savoia. Dopo circa 40 minuti siamo arrivati qui al muro Leonardo David sulla pista di sci. Lì sotto panorama su Gressoney-Saint-Jean, là sopra il Monte Rosa, che anche oggi è un attimino coperto, ma molto meglio di ieri, dai. Guarda che questo posto è fantastico, guarda quella baita dove è messa, guarda lì sotto, con Monte Rosa là davanti, vista spettacolo. Allora, dietro quelle montagne c'è Piedicavallo, quindi la Valle Cervo, quindi la zona del Biellese. Là dietro c'è il Lago della Vecchia e il Passo della Vecchia. Sul mio canale c'è un video che ho fatto l'anno scorso, forse è una delle escursioni che mi è piaciuta di più, anche per quella leggenda della vecchia del lago. Metto il link in descrizione per quel video. Ci siamo, si vede il tetto del rifugio. Guarda. È vuoto il bacino. Purtroppo il bacino è vuoto. Comunque è un bacino che serve per fare l'innevamento artificiale. Quindi arrivati al rifugio, il bacino per l'innevamento artificiale nuovamente vuoto. Qui c'è l'arrivo della seggiovia Wismatten, dove inizia anche la pista da sci. Là abbiamo detto che là dietro c'è la Valle Cervo. Invece su di lì si va alla punta della Regina, quindi verso il confine della Val d'Ayas, dove siamo stati lo scorso anno. Anche lì c'è qualche video che abbiamo fatto in Val d'Ayas. Lasciamo il rifugio Mollino, Carlo Mollino, dietro. E riprendiamo la strada del ritorno.
Adesso facciamo delle varianti per scendere, non quella dell'andata, ma andiamo giù dal bosco. È piuttosto fresco qui, 2051 metri nel rifugio. In quell'andata siamo arrivati da lì e adesso scendiamo da qua, dal bosco. Vuol dire che anche oggi siamo stati abbastanza fortunati, come spesso succede nei nostri giri. Non abbiamo trovato pressoché nessuno. Ci siamo goduti il panorama, il silenzio e la bellezza del luogo. Stiamo percorrendo la discesa sulla pista Weissmatten. Qui davanti una bella visuale sul Monte Rosa, coperto comunque. L'Iskam, sì. Si vede, da qui si vede l'Iskam, che comunque fa parte della catena del Rosa. Coperto proprio. Sì. Si vede anche dove eravamo ieri, quelle alpeggi là, dove eravamo ieri. Alpenzo. Panoramica del muro Leonardo David, diciamo che c'è una bella pendenza. Eccoci, siamo quasi arrivati al punto di partenza. Alle nostre spalle Villa Belvedere, proprio sotto il Castello Savoia. Allora, oggi il giro 700 metri circa di dislivello in una decina di chilometri scarsi. Più o meno il dislivello che abbiamo fatto ieri con la metà del chilometraggio. Dai, comunque, bella escursione. Con questo tutto, da Max e Franci, al prossimo video. Ciao, ciao. Un saluto.